ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Prima di partire ovviamente con Call of Duty Ghost, che forse è uno dei giochi che vi piace di più da quello che ho potuto vedere. Magari questa volta sclero un pochino. Comunque se prima di partire volete vedere, abbiamo il poster di Battlefield 4 e giochiamo a Call of Duty Ghost. Abbiamo la Xbox One e abbiamo la felpa della Sony ovviamente con tutti i tastini del controller della Sony, della PlayStation, scusatemi. Ragazzi, ovviamente come potete vedere sono arrivato al 13° livello del terzo prestigio, del secondo, terzo prestigio, quello che cazzo è. Niente ragazzi, spero che di fare un'ottima partita su tutti contro tutti. Oggi ha piovuto tutto il giorno, veramente una giornata di merda. Però ho voluto fare un video perché giustamente vi volevo far vedere un pochettino tutti contro tutti come è cambiato. Allora, prima su tutti contro tutti ovviamente vinceva chi aveva la connessione migliore. Ora, siccome non c'è più questo problema, comunque sia, si verificano meno problemi di questo genere, della connessione che favorisce un giocatore, tutti si mettono a camperare in un punto preciso. Adesso lo proveremo insieme, quindi andiamo subito, andiamo su trova partita, andiamo su standard e andiamo su tutti contro tutti e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su sovereign. Ok, partiamo subito invece che fare giochini con laser. Andiamo su equipaggiamento 3, ovviamente non in badger, con mirino laser, impugnatura. Ho cambiato anche questa volta con la terza classe. Speriamo di spaccare il culo agli altri. È appena iniziata la partita, quindi dovremmo poterla recuperare tranquillamente. Eccone già uno, vediamo se riusciamo a prenderlo. Corri, grande. Uno. Vamos. Allora io consiglio solitamente di giocarsela qui su. Qualcuno qui vicino, ragazzi. Qualcuno qui in zona. Non c'è nessuno. Qui sento qualcuno. Bam, eccone uno. È tre, ragazzi, dai. Siamo già in pareggio. Dovete sentire sempre i passi, ragazzi. È questo che servono le cuffie. Sentite i passi, sentite sempre i passi degli avversari, perché sono le cose fondamentali per poter vincere una partita. Veramente, voi pensate che c'è una cosa banale, ma veramente è una cosa importantissima. Ovviamente gli spawn sono fatti più a cazzo del solito. Sento dei passi. Uno. L'altro è qui. L'altro è qui, ragazzi, l'altro è qui. E invece non c'è. Strano. Deve essere andato qui, sicuro, ragazzi. Andiamo a prenderlo, va. 5-4, ragazzi. E muori, grande. Suga. 6-0, ragazzi. Grande, 7-0. Bravissimi, raga, dai, ce la stiamo facendo. Vagra. Mamma, Hind, ragazzi, Hind, grandissimi. Grande, c'è la prima serie. Grandissimi. Sì, Griffon, ragazzi, dai, dai, dai. Ottimo, ottimo, ottimo. E dai, non puoi. Ma guardati, ma sei rinato lì. Chiamiamo il Griffon, ragazzi, spacchiamogli il culo. Non so se l'avete mai provato sto Griffon. È una figata assurda. È un drone d'attacco che spara, diciamo, petardi. E porca troia. Dai, ma si blocca però. Detto cosa? Cosa è successo? Vabbè. E di nuovo ti accoltello. Vaffanculo. No, venivi qui, Cristo. No. Qualcuno? Abbassati! Grande! Sì! Scappiamo, 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 mi ammazzano. Andiamo qui giù. Sento dei passi, ragazzi. Sentite anche voi. Deve essere sul tipo, ce n'è uno qui. No, è qui su, salito, salito, salito. Andiamo, siamo 11-2. È grande! 13, no, 12-2. Eravamo da prima, 12-2. Cristo, no! Muori! Grande! 14-2, ragazzi, buonissimo! Dai, dai! Ma va, va, mocca! Yes! 2, si cazzo ancora! Double! Il Curre è in forma oggi! È in forma e si vede! Qui giù, eccone uno! Grande! 17-2! Ragazzi, dovete sempre... Ma che schifo! Ma te la distruggo! È grande, Hind! Un altro, ragazzi! Il Curre chiama un altro Hind! E chiama il Griffon anche, dai! Andiamo, andiamo! C'è nessuno! Dai! Qualcuno qui giù, qualcuno qui giù!
Guardate ragazzi, posso stare qui sopra in questo... No! Cazzo! Andiamo, 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 andiamo! Oh, non c'è nessuno! Non devo morire! Non devo morire! C'è cazzo! Grande! Dai, dai, dai! Ultimo ragazzi! Ultima chiamiamo anche l'elicotterista! Cazzo! Mi hanno ucciso! Fanculo! Cazzo! È scivolata ragazzi! Grande, 21-3! Andiamo! Andiamo che ce la facciamo oggi ragazzi! 21-3! C'è qualcuno qui dentro? C'è qualcuno qui dentro, ero certo, short bitch. Grandi. Muori compare dietro di me. Quindi piazziamo una bombetta. Grande, va. Ti chiamo la bombetta. Grifon alleato in arrivo. Bam! Bam! Grande! Sì, cazzo, Grifon! The number one! Dove sei? Dove sei camperato? Guarda! Camperello che non sei altro! Qualcuno qui? Ragazzi, c'è qualcuno qui sotto che si sta nascondendo. E il Grifon vuole saperlo! Bam! Grande! Il Grifon è fortissimo questa volta. E il Cur è grande! Oh, chi mi sta sparando? No, mi hanno ucciso! Pezzo di merda. No, dai, Grifon, gira, sì. Grande. Grande, 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 grande. Vai lì, vai lì. Ma, no. No. Ti sei salvato. Pezzo di merda. Bam, e non ti sei salvato, invece. Bam, grande, 29. 29? 29-4. Il Curre deve fare l'ultima, sì, cazzo. 34 ragazzi, è andata benissimo la partita. Buonissimo. Perfetto, ha chiamato di tutto ragazzi. Mi mancava solo l'elicotterista, mi mancava una kill. E ovviamente muoio sempre alla fine. Spero che vi piaccia la mia toppa, veramente una figata, troppo bellina. C'è un fucile immerso nei cespugli, troppo bellina. Ok, 34, va bene ragazzi, abbiamo giocato bene. Sì, ne facciamo solo una oggi che diciamo che... è meglio non cagare fuori con... magari la prossima faccio veramente cagare. Potrei far veramente schifo. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Questa è una partita su tutti contro tutti, come avete potuto vedere. Nel giocare queste nuove mappe in tutti contro tutti, l'importante è bloccare una zona in un punto preciso della mappa dove voi vi dovete mettere a girare come se stesse girando in tondo, perché le mappe, siccome sono strutturate su più livelli ragazzi, vi incasinate per questo e magari dovete guardare in giù, dovete guardare in basso e invece l'avversario in alto, dovete guardare in alto e l'avversario in basso e quindi vi incula a sangue così. Però secondo me adesso con queste connessioni, siccome sto girando molto bene, mi ritrovo molto, cioè mi diverto molto di più. Quindi, un'altra cosa ragazzi, prima di chiudere il video volevo farvi vedere la mia classe nuova che mi sono fatto. Ovviamente mi sono sbloccati quasi tutti i personaggi, mi manca quello da 400 da 500. La classe che mi sono fatta è stata Lonely Badger, ovviamente con le retine, con le mimetiche che volete voi. Ho messo mirino laser, calcio anteriore, letale, ho messo esplosivo artigianale. E specialità ho messo prontezza, gioco di prestigio, estrazione rapida, sciacallo e concentrazione. Ho cambiato concentrazione, ho messo concentrazione al posto di silenzio di tomba. Perché ragazzi, molte volte mi sparano e mi spaccatano il culo, perché l'arma balla troppo. E questa ho dovuto risolvere il problema togliendomi i passi silenziosi, perché anche se sono con Lonely Badger, alla fin fine è un'arma silenziata, quindi non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema. Ok, perfetto. Quindi niente ragazzi, ovviamente pacchetto serie ho messo d'assalto, quello ultra forte, in d'assalto il Grifon, che sarebbe il drone d'attacco, e l'elicotterista, che sarebbe l'elicottero che guidate voi muovendovi per la mappa, dandogli la certa angolazione per poter muoversi eccetera e sparare con mitragliette, difendervi dai razzi che vi lanciano gli avversari. Quindi ragazzi, da Curre90te è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questa classe vi sia piaciuta, che vi sia utile nel caso dobbiate fare un tutti contro tutti, un deathmatch a squadra, un dominio, qualsiasi modalità di gioco di Call of Duty o Ghost che ovviamente offre il gioco. Quindi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Curre90te è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!